Abbiamo iniziato per Daniele, benvenuti. Ciao Elena. 5. Ciao. Quattro, tre, due, uno. Sì, allora, è lui. Appare su questa sedia, sai, come se dovesse dare un esame universitario, mi viene. Però davanti a lui, invece che, diciamo, la commissione, invece che essere davanti a lui, è dietro. Ci sono tre figure dietro e solo una davanti. E sono come si chiamano? Sembrano dei corvi, però più grandi, più, come si chiamano quelli più ingobbiti? Avvoltoi. Ecco, bravo, mi veniva. Sono tre avvoltoi con un mantello nero dietro e davanti c'è potrebbe essere tipo una civetta. Che ha anche gli occhiali, però, e il mantello nero. Ti dà l'autorizzazione, Daniele? Sì. Anzi, dice loro, parlate con loro. Lui dice a loro parlate con loro, no, dice a noi parlate con Noi. loro. No, a loro dice di parlare con noi. Ok, queste sono le entità eteriche, finiamole, vediamole tutte. Tre avvoltoi, la civetta, quindi falconiformi. Sì. Vediamolo una volta tanto, ogni tanto fa bene. Le entità non sono altro che delle energie che per un qualche sistema legato a questo gioco, no, in cui siamo immersi in olografico, prendono, a seconda di quanto sono diverse una dall'altra, delle forme visive facili da interpretare, no? Quindi assomigliano degli uccelli, quando, che ne so, la frequenza è con X, no? Assomigliano dei rettili quando la frequenza è Y. È tutto relativo. Non so se avete mai pensato ai colori. Quello che io vedo come verde, l'erba, le foglie degli alberi, per me quello è il verde, non è detto che quello che io vedo sia quello che vede Elena o che quello che vede Daniele. Per tutti è quella lunghezza d'onda, questo è un altro concetto, però per tutti è quella lunghezza d'onda che caratterizza l'erba e le foglie degli alberi, quasi tutte, quando non sono rosse o di altre, ma non è detto che quel colore, quello che tu vedi, è quello che io vedo. Quindi in qualche modo il colore, la frequenza del colore verde delle foglie degli alberi è la stessa, ma magari una medium come Elena vede l'avvoltoio, un'altra medium vede la civetta e i barbagianni, no? Ok, quindi più o meno. Sono un po' incartato, ma avete capito. Poi Poi chi c'è? c'è una iena ed è in un come se ci fosse sì, in questo è buio e c'è questo terreno dove ci sono è tutto bruciato e c'è ancora del fumo che esce. Ci sono anche dei corpi bruciati. Di cosa? Persone. Sì, persone. Allora, poi Vabbè, c'è. vediamo tutte le interferenze. Sì. Iena è un canide. Sì. Poi c'è una mantide. Ci sono due militari. Sono quelli che hanno fatto saltare
server. Ok, Daniele, in un posto con dei server dovrebbe essere la connessione del secolo, fluida, fantastica e magnifica, invece ha rischiato di non connettersi, sono saltati dei server e lo vediamo anche un po' a scatti, non così fluidamente. Lui che ha fibre su fibre e connessioni. Ok, vibrazione di Daniele. 26 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 129. PSP. 42, 58. Vite precedenti. 1936. Cervello. 9.9. Entità mentali, se ci sono. Sì, allora ce n'è una di livello 4 e una di livello 2. Quella di livello 4 fa sì che Daniele percepisca sempre quello che c'è fuori, diciamo spesso quello che c'è fuori, diciamo le esperienze che si trova davanti, spesso insormontabile, quasi come se questa entità mentale gliele mostrasse, okay, le filtrasse, molto più faticose e impegnative di quello che sono in realtà. E questa è la 2 o la 4, scusami, è la La 2. 4, la 4. 4. Sì. Quello che lui diceva prima, che si sente come se si sente chiuso in una scatola che non, dove non riesce a aprire il coperchio, okay? È proprio quello che mi ha fatto vedere, che fa questa entità mentale. È come se gli facesse pesare molto di più a Daniele ciò che deve fare, no? Quindi si trova sempre incastrato in cose che sembrano insormontabili. È legato anche a quello che gli succede periodicamente, no? Delle situazioni che gli sembrano pesanti, ok? Vengono proprio mostrate a lui con una lente come se la ingrandisse, ecco. Ha avuto quel problema ai tubi del pavimento sotto pavimento, sicuramente un problema grave, ma lui è parso alla fine del mondo. Può Esatto. essere? Sì. Beh, sicuramente è un gran casino. Sì, certo. Però è come se l'entità mentale di livello 4 facesse sì che quello è veramente un disagio grosso, ma è come se lui lo vedesse. Glielo facesse apparire molto più grande di quello che è, quindi è già un disastro. Con questa immagine, come diceva lui, no? Necatombe. Adesso devo tirare su tutti i pavimenti, c'è tutto, no? Ecco, quindi diventa. Gli fa sprecare molta più energia e gli abbassa le vibrazioni molto di più. La 2. Sì, la 2 la vedo, ecco, fa questa cosa qua, è quasi come se facesse sfuggire a Daniele le cose di mano, no? Quasi come se allora lui dice, ok, sono arrivato e nel momento in cui pensa di essere arrivato, vedo proprio che è come se la cosa sfugge, no? Quindi quasi come se con le mani deve cercare di riprenderla e non la riprende mai. Arrivata a questa immagine qua. Questa è legata un po' più alla parte economica. Due entità mentali, basta. Impianti. Allora, c'è questo impianto centrale che è
una, come se fosse, sì, una sfera, okay, che emana informazioni a 360 gradi in tutta la testa e sono, vedo come delle onde di vibrazioni, informazioni di color verde che gli pulsano nella testa. Adesso non so se lui può confermare, però vedo che a volte quasi gli dà proprio fastidio la testa quando le mandano Sì. parecchio. Credo che sia una cosa così. La 2 e la 4 perché poi sono molto Sì. simili, sono molto collegate. Mentale. Come li vedi gli impianti mentali? Come sono fatti? Allora, dipende. Questo qua è un po' diverso dal solito, è quasi un cumulo di energie e vibrazioni. Di solito vedo proprio un impianto che sembrerebbe metallico, no? In questo caso è proprio un agglomerato, un accumulo di energia al centro, okay, che manda impulsi in tutto il cervello, tutta la testa verde. Ok, è appena successo, non lo vedrete perché c'è la censura, ma l'ha rifatto una specie di immagine di Daniele. Come se improvvisamente per un secondo ci fossero fosse virata sul rosso e il verde. L'ho visto quello, sì, l'avevo visto all'inizio. Un po' come quando si sdoppia la tricromia delle immagini RGB, insomma. Chi è? Sì. Cos'è? Niente o qualcosa? No, avevo già visto prima mentre parlava, che ho visto proprio questa cosa che hai visto tu ora. È come se avessero messo un filtro. Eccolo, l'ha rifatto, ma questo Continua. serve per Daniele per vederlo proprio in quel momento. È Nel come video. se cercassero di filtrare la cosa. Ok, tra l'altro è una cosa che non succede praticamente mai, ma quasi Mai mai visto. vista. Finiamo gli impianti, vediamoli. Allora, c'è una specie, come se fosse un gancio, potrei dire, all'interno della spalla destra. Poi c'è un disco vuoto all'interno, più o meno qua dove c'è il plesso solare circa. Ah sì, proprio in mezzo al diaframma, tra le due parti, tra l'unione delle due parti del diaframma, c'è cioè quella parte fibrosa. E poi ci sono altri due ganci in mezzo ai femori, uno a destra e uno a sinistra. Sì, basta. Non Ok, vedo altro. basta. Responsabile dell'immagine sdoppiata, chiamiamola così. Sì, sono quei due militari. Avanti il più alto in grado. Come si chiama? Steven. Steven, che grado ha? Sergente di prima, può essere, no, sergente di prima. Non ho più idea di. Poi c'è il sergente di dopo. Sì, chi se ne frega dei gradi inventati dai soldatini. Come si chiama il progetto di Daniele?
Catalizzatore. Lo dice Steven? Sì, mi ha mostrato il posto dove lo portano a fare le abduction e mentre me lo mostrava è uscita la scritta. Andiamo lì. Dunque, Daniele, dopo aver prenotato, dopo qualche giorno, ha un episodio che non sappiamo come definire. Diciamo che sta dormendo, la moglie non riesce a svegliarlo, lui cade dal letto, gli manca il fiato, dice a voce alta che ha il sangue alla testa, ha gli occhi sbarrati, la moglie si è presa un colpo, praticamente, e alla fine è riuscita a farlo risalire dal letto e lui si è in qualche modo svegliato. Era un'abduction? Andiamo lì, andiamo a quella. Sì, allora. Ecco, allora, in qualche modo lo appendono da qua, dalle gambe, da questi due ganci, poi si appoggia comunque alla schiena, cioè, quindi c'è un piano, no? Dove è appoggiato con la schiena, poi è tirato un po' su dalle gambe qua, e all'altro della spalla, è come se gli agganciassero tipo una cannetta, un tubicino. E qui invece dove c'è il diaframma ho visto proprio che è come se gli mettessero un'aspira aria, un'aspira energia direttamente qua. Più grosso, un tubo trasparente più grosso. E cos'era il sangue in testa che lui diceva di avere? Più che sangue, è il passaggio di quell'energia. Io vedo il verde è il passaggio di quelle. È come se ogni tanto gli tirassero fuori quella sfera verde che è l'impianto mentale, ok? E lo cambiassero con un altro nuovo. Lo cambiano. Quindi quello che lui vedeva qua era il verde di quell'energia, di quella sfera verde che gli mettono in testa. Perché non si svegliava? Perché la PS ci ha messo un po' a sentire il richiamo della moglie. Ok. Allora, ci ha messo un attimo a far sì che Daniele si muovesse e ancora un attimo prima che riuscisse a uscirne. Perché questo? Ho già fatto anche il sogno che diceva prima quando si è sentito volare giù dal divano e poi è tornato. È stata la prima volta che la PS è riuscita a collegarsi a Daniele durante un abduction per iniziare a renderlo un po' più, cioè è stato il primo messaggio che Daniele è riuscito a cogliere dalla PS durante un abduction. Ok, invece quella volta lì era il secondo, quindi sempre più consapevole, sempre più co collegato alla PS. In passato non riuscivo proprio neanche. Quante sono le abduction in un mese? 5 circa. Sono aumentate o sono diminuite con la prenotazione? Allora, con la prenotazione lì ne hanno fatte tre abbastanza, tre ne vedo vicine, per cercare di modificare in qualche maniera, come posso dire, quasi come se, Persuaderlo. sì, senza che si accorgesse, no? Proprio lavorando sui livelli energetici di paura. Adesso mi viene il collegamento, quelle persone che. Quando ci capita che all'ultimo ti dicono perché hanno paura, è perché durante le abduction riescono a fargli queste cose qua. Rimettendoci la sessione, perché Sì. è una loro decisione.
Io no, non subisco le interferenze degli altri. Se volete fare una sessione e la volete fare, la fate e basta, non ci ripensate dopo. Se no, ecco, subite voi le conseguenze, io lo dico, c'è tutto nei documenti, è scritto nero, carta canta. E bene, e invece Daniele Cazzuto. Va bene, vabbè, questa è sempre la stessa storia. Non mi addentro nemmeno nel programma catalizzatore, vengono dei dati, questi dati sono molto importanti, è sempre la stessa storia. Va bene. Se vogliamo, se vuoi Daniele mi addentro, ma bravo a scoprire quanto resisti alle sofferenze, e però la questione è un'altra, la questione è che l'hai voluto tu, l'ha voluta la sua PS, perché? Perché sbagliando, tribolando si impara e va bene, anche questo l'abbiamo capito. Perché questo tipo di esperienza, tutto sommato un po' non così drammatica, diciamo che lui ha ostacoli sul lavoro e ha ostacoli ciclici più o meno di 10 anni a livello economico. Per cui se in 10 anni riesce a migliorare la sua situazione, bam, batosta dopo 10 anni e torna indietro. E al lavoro viene boicottato perché non è cinivaccato e fa pure rima. Oh. Allora, non so, ci vedo, c'è un collegamento con questi questi ambienti che abbiamo visto prima. Allora, la iena in tutto questo terreno di morte, di gente bruciata, e questo suo essere all'esame, al giudizio. Andiamo alla gente bruciata, che quella non l'ho capito ancora. Mi viene un campo di morte, di gente bruciata. Ma una vita precedente? Daniele? Allora, aspetta, c'è, vedo. Allora, c'è. Sì, allora, è come se lui dovesse essere giudicato e condannato perché è responsabile di quello che è successo in quel campo lì, bruciato. Cioè, in un'altra vita è stato responsabile di, Sì. e in questa deve pagarla, ma cioè, chi ha deciso? L'entità con cui ha fatto il patto là è come se, ecco, adesso è chiaro, è come se l'avessero risparmiato a questo compromesso. Quindi ogni tot, ecco, ogni 10 anni, ogni tot, perché allora è il periodo che è passato, allora, lì sono bruciate tutte queste persone, di più di quelle che dovevano bruciare, tipo c'erano delle persone che dovevano essere lì e dovevano essere bruciate, altre. Erano lì per caso, quindi tipo di que ce n'erano più di 300 corpi e in realtà erano 70 quelle che dovevano essere lì, e questa è stata sua responsabilità. E diciamo il Ce ne ha patto, salvati. Ce no, ne erano di meno. no, 100 ce corpi, n'erano 70, di no. più. Ah, ok. Quindi è come se in eterico avesse fatto un patto con la morte lì, nel senso, vedo Vabbè, ma che la tutta sua. questa storia sa di karma.
è il karma una puttanata. Gli hanno Sì, fatto però credere quello. che adesso li deve Esatto. scontare. Sì, esatto. Gli hanno fatto credere che lui dovrà scontare per sempre ogni 10 anni l'energia di quella morte. Ecco. Il concetto di karma lo scriviamo su un pezzo di carta e gli diamo fuoco. Una stronzata. È un insieme, le vite sono un insieme di esperienze. In quella lui ha fatto l'esperienza di essere carnefice, dove non so perché mi viene indiani d'America, nativi americani, no? Ah sì, perché vedevo dei cavalli, sì. Cioè, ci ho Sì. preso? Sì. Cioè, io vedo questi nativi americani bruciati. E Sì, lui era cos'era, lo spagnolo? vedi tutto il fumo, vedi che Sì. esce. Sì, lui era, esatto. Era tra i primi che sono arrivati, no? La peggio cosa è il cimitero indiano. Bravo, Daniele. La peggio cosa. Ma infatti Daniele ha fatto così. Daniele ha fatto. Cosa ci posso fare? Non ci può fare niente. Ha scelto quella vita lì e in questa l'hanno convinto che dovrà pagarla. Anche in un modo tutto Assolutamente no. sommato light, no? Ogni 10 anni dovrà pagare lo scotto. Bene, facciamoglielo scrivere su un pezzo di carta, karma con la K. E poi cosa vuole farne di questo pezzo di carta? Gli ha dato fuoco, invece, però è come se avesse poi preso le sembianze, sai, come se fosse come si chiamano? Le lanterne quelle cinesi che volano e bruciano Non via via. tanto cinese. Ostacoli sul lavoro, non si è cinivaccato, è insegnante, lo ha anche la moglie. Li boicottano, li fanno sentire paria. Sì, diciamo, hanno chiamato questi due militari, tra virgolette, a boicottare. Sono persone forti che contrastano il sistema e nel piccolo, diciamo nel piccolo, in generale, fanno ovunque così, come dicevi tu prima, no? Succede a tutti quelli che non sono cinivaccati, che lavorano appunto nel sistema, no? È proprio una modalità per diciamo boicottarli per cercare di dissuaderli, sia per cercare di contrastare la protesta, tra virgolette, e sia perché per alcune persone che sono un po' più deboli, questo è efficace per far sì che entrino nel sistema. Sì, Ecco. io vedo da te allora, aspetta. Dimmi, dimmi. Sì, che a loro proprio, cioè, non fa niente questa cosa, però è meramente parte del gioco del sistema per cercare di contrastare appunto le persone come loro. Al di là di Telegram, al di là di tutte le varie notizie, anche di Panorama che vengono fuori adesso, tu in eterico quante reazioni avverse vedi nei cinivaccati? Sul 100% dei cinivaccati, quante reazioni avverse hanno? Tu puoi Adesso scegliere o di avere in reazioni compleo adesso. adesso ne stanno avendo, allora, 43% finora non ho E tra, non so, la fine dell'anno? Ma allora, reazioni avverse e ci metto dentro tutto perché poi vedo che si dividono, Io di reazioni avverse, con dentro tutto, anche le più leggere, io vedo il 100%. Fine anno? O adesso? Ah, aspetta, no, Adesso. scusa, fine di tutto, no. Allora, fine anno, 86 mi viene.
E poi direi entro fine 2023 il 100%. E morti? Vaccini VAC? Allora. In totale. 79 in totale. E gli altri messi male, però. Bene, portale auguro. Tutta la generazione, tutte le generazioni di disincarnati di Daniele. E i tre nonni vivi, e i tre nonni morti. Sì, allora ci sono i due nonni, ma è come se la nonna, quella che lui non ha conosciuto, prende il sopravvento, quindi si fa andare gli altri due in secondo piano, ok? Si mette lei in primo piano e la vedo che è rimasta bloccata a poco prima che morisse, legata alla mamma di Daniele, ok? E vedo lì che la pettina. E anche man mano che è cresciuta, no? Ha fatto tutta la sua famiglia, lei è sempre lì che la pettina. Continua a pettinarla. Quindi è legata alla mamma di Daniele? E lei, no? La nonna materna, giusto, Daniele? E la mam tua mamma è viva, sì. Ok, è collegata ancora alla figlia? Sì. Le Continua a genera qualche pettinarla. problema? Quello che vedo è come se lei avesse sempre avuto il dubbio di avere una conferma da qualcuno. La mamma di Daniele, come se lei ha vissuto tutto il tempo, tutta la vita, aspettando la conferma di qualcuno. Quale conferma? C'è l'approvazione, ecco, sulle cose che faceva da qualcuno. Come Daniele se fa dei grandi sì con la testa. Ok. Va bene, diamo una VIC a questa signora che ha passato tantissimi anni a pettinare il vuoto. Nel non capirci una mazza, nel non sapere dove sta, nel non sapere cosa è successo, nell'essere in balia di entità di vario tipo, sicuramente. Proprio era in un era talmente incastrata lì, dove vedo che le entità erano riusciti a cogliere nel momento della morte un punto dove diciamo fermarla, ok? E da lì sono riusciti per tutti questi anni a prendere di continuo quell'energia della morte in quel preciso punto. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Sì. Adesso lei con la Vic è riuscita a togliersi da tutto questo ed è completamente stupita di quello che vede, perché proprio non si era resa conto di nulla. Diamo la via. Sì. Quello che vede è la differenza di vibrazione tra quella situazione lì e quella che in realtà è adesso dove è libera. Questa è l'esperienza che lei si porta. Bene, diamo una vicca anche ai due nonni maschi. Ok, Allora, nonno paterno guarda, diciamo, la vita che ha
che ha lasciato dall'alto e vede come se fosse delle sagome, ok? Che lui vede dall'alto come se stessero inscenando una scena, ok? E sono ferme in un certo punto e lui le visualizza così e questa è l'esperienza che prende, dice. Mi ricorderò che con questo schema l'esperienza l'ho già fatta, ecco, una cosa del genere. Vuole dire qualcosa al nipote? Paterno, hai detto, Quello paterno, sì. Dice la tua non è tosta, ma abbracciala tanto. quella viva, la moglie. Sì. E la donna che pettinava vuole dire qualcosa? Cioè, meno male che non ho pettinato anche te. L'altro nonno vuole dire qualcosa? Eri la persona più affine a me in questa vita. Sei stata la persona più affine a me in questa vita. E lo vede adesso come se avesse fatto un confronto di vibrazione con le anime e la sua è quella con cui vibrava più in maniera affine. Va bene, li salutiamo tutti e li facciamo andare nel portale Aura. Ok. Quanti sono i parenti quindi alla fine? 121 erano più 3. Lo chiudiamo. Dimmi solo, Elena, se quella cosa che lui ricorda di cadere dall'alto e poi gli manca il fiato era un abduction o altro. Sì, no, era un abduction. Una delle tre che hanno cercato di fargli negli ultimi periodi. Per cercare di boicottarlo, ecco. E poi queste abduction servono alle entità per raccogliere dei dati che non interessano a nessuno e a noi per portarci a capire le cose, a capire, a svegliarci, a ricordarci, a dire sì, i video di mi interessano, magari faccio una sessione, cioè servono, no? Per svegliare. È un po' come l'attacco di panico, serve l'attacco di panico proprio l'ultima spiaggia. Serve per dire all'APS, per dire va bene, dai, ci siamo complicati un po' troppo la vita, non stai capendo niente, io ti do una scossa, ti sto dando una scossa. Così cambiare Ovviamente non qualcosa per capisco, forza. la maggior parte delle persone non capisce niente, resta comunque nella situazione dello psicofarmaco, non Esatto. so, o nell'attacco di panico e stop. Bene, questa volta il cinema è interessante. Ci chiamiamo la ex moglie. Il figlio, l'attuale moglie, la nonna, molto anziana, e tutti quelli che vogliono venire. Per esempio anche l'amico di Daniele. Arrivato già È arrivato. molto incuriosito, molto Manca lui attento. anche alla banda. Va bene, lui è arrivato. La nonna? Che fa? Sì, la nonna. Allora, la nonna è in piedi, così. Tutta seria che serva, più o meno in terza fila. Davanti ci sono la moglie e il figlio. L'ex moglie è entrata subito in fondo
sta urlando, sta sbraitando delle cose così, col dito così. È come se però, come posso dirti? È quasi come se fosse, cioè che non potesse, non può fare diversamente, nel senso è quasi come se non è che ce l'ha con Daniele, ma lei vive così. Lei vive così rispetto a tutto e tutti. Sempre arrabbiata col dito puntato. È la sua modalità. Non Perché essendo. lui si è messo con lei all'epoca? Che oggi se lo domanda, non abbiamo nulla a che vedere uno con l'altra, non riesco a capire di cosa mi sono infilato, L'immagine cosa è successo. che mi fa vedere è, allora, adesso non lo È un so, ma matrimonio, se eh? Non è. l'immagine che mi fa vedere è lui che, allora, mi fa vedere questa immagine qua, lui che cammina per strada, allora in eterico, cioè, penso sia un'immagine rappresentativa, allora lui che cammina per strada e lei che è quasi disperata, sofferente, la vedo de vestita dentro un ruscello tutta bagnata e sporca e lui la prende e se la porta via e la salva. Era un indiano d'America, lei? No, lei era, mi viene una strega nel 1300, no, cosa così. Li hanno vissuto insieme in quella vita da strega, in cui lei era strega. In che ruoli? Lei strega e lui? Lui, allora, era stata allontanata dal paese, no, era stata accusata e lei è riuscita a scappare, e però. Stava per morire di stenti e lui l'ha trovata e l'ha salvata e l'ha tenuta e se ne è presa cura. Vabbè, la moglie viene. L'attuale. L'attuale. Sì, l'attuale è sì, in prima fila. Lui Allora, dice che la conosce da sempre, lei dice che lo conosce da sempre. La fiamma? Ok, dici come lo vedi, sì, te lo stavo per come la dire. verifichi. Allora, la verifico co così, di solito. Allora, per focalizzarmi sui particolari, diciamo, seziono le immagini, no? Così riesco a prendere il particolare perché sennò mi esce la scena praticamente di tutte le sue vite e negli incastri, no? Invece, seleziono i particolari. Nel momento in cui tu mi dici di verificare se sono fiamme, io guardo, guardo dove sono in quel momento, diciamo in eterico, no? E vedo se ci sono dei collegamenti, se sono dei collegamenti della PS o se sono altri tipi di collegamenti. E nel loro caso c'è una scia. È come. Difficile da spiegare. Allora, c'è sua moglie al cinema, ok? Daniele è più in là nella scena, okay? Che nelle mani lo sento, figurati. Ed è come se la loro scia mentre si muovono, ok? Si unisce a quella all'altro, quindi creano una scia della PS tra uno e l'altro che ha le sembianze sia di uno che dell'altro. Molto bene, molto bello. Questa è la cosa più importante di tutta la sessione. Decisamente sì. Si sono già E incontrati in altre vite. Dimmi, dimmi. quello che vedevo è quando lei è entrata, nel momento in cui è entrata, probabilmente ha visto anche lei questa cosa, no? Che erano fiamme, e ha iniziato a prendere tantissima sicurezza e voglia di fare anche lei.
la sessione, no? Quindi la vedevo proprio centrata con gli occhi chiusi che prendeva questa energia da quello che vedeva. Anche adesso sta prendendo altre Dei vite. due, chi è più avanti, tra virgolette? È Daniele, allora, lo vedevo anche prima, è come se Daniele ha una sicurezza rispetto a qual è la direzione dell'evoluzione della consapevolezza innata, cioè quasi come se lui non si deve, cioè lui lo sa a priori qual è la via verso la consapevolezza e diciamo che sta cercando gli strumenti solo nella Matrix per concretizzare questa cosa, ma lui lo sa. Cioè, lo sa già, non ha dubbi. Sì, proprio non ha Ne è dubbi, certo, ne è lei più di più certo. invece. Lei invece lo sta scoprendo adesso, lo sta imparando. Va bene, facciamolo venire un attimo nel cinema, Daniele. Cosa fa? Allora, quando hai detto facciamo venire nel cinema, l'unica cosa che ha potuto fare è mettersi di fronte a lei. C'è un'unione completa, direi, dalle mani, tutte le braccia, le spalle, cioè diventa una cosa, diventano un corpo unico. È come se si espandessero i corpi tra uno e l'altro e diventa uno. Eterico. Andiamo al cluster. Viene anche lei a vedere e con la loro energia di fiamme fluttuano. Come vedi i contratti di tutte queste vite, per esempio quella dei corpi bruciati, quella di Daniele, tutte. Allora, sono delle piramidi a base quadrata, molto strette, con la base stretta e direi molto alte, okay, quindi fini, color oro con le incisioni sui lati e sulle pareti, che sono le incisioni dei contratti. E sono belle, quindi teniamole. No. Chi lo dice, tu o lui? Lui lo dice, no? È sicuro di toglierle? Sì, ci pensa proprio minimamente a tenere. Ha finito l'esperienza? Sì. Togliamoli. Sì, portale definitivo. Fatto. Mi è apparsa la figura dell'amico che è nel cinema, che ogni volta che Daniele fa qualcosa, lui dice sì, sì, è proprio da Cioè fare. Sì, è proprio da l'amico di fare. Daniele. Cosa aspetta lui? Scusa, non capisco. Va bene. Ad eternum. Creazione che dovrebbe riuscirgli anche molto più facilmente. Guarda caso, gli eco adesso non ci sono più e Infatti. l'immagine RGB non c'è più. Ah. Fa.
Sì, Riesce. ha fatto una forma, ha fatto con le mani il cuore, ok? Che poi è diventato a 360 gradi e da lì poi parte tutta l'energia pulsando. C'è lì anche sua moglie, di fianco a lui. Avatar. Come lo vedi? Fa finta di niente, come se non esistessimo. Fa finta di andare avanti a fare il suo lavoro. Aperto il portale definitivo. Via, 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 non ci interessano queste cose, sono il passato già. Via tutto, è un ad aeternum anche qua. Daniele ha altro da fare. Con oggi fa un salto in avanti. Comprende maggiormente e più in profondità che tutto dipende da lui. Comprende che è già in una situazione di grande privilegio perché è sposato con la sua fiamma. Comprende solo vagamente le potenzialità che lui e lei possono avere nel muoversi all'interno della Matrix. Quindi possono andare a vivere da un'altra parte, se qui non vengono considerati giustamente come possono fare tutto. Lo possiamo sempre fare tutti noi, ma con una fiamma le capacità, la forza è moltiplicata. Ci sono ancora le entità eteriche, i vari uccelli, la iena, la mantide, i militari, No, Steven. Le no, due entità mentali e gli impianti ci sono ancora. no. Nuova vibrazione di Daniele. 315 miliardi. Però, nuova consapevolezza. 147. Non è alzata tanto. Nuova livello di anima, percentuale di anima. PS. 71 in questo momento. Vite precedenti parallele. 1145. Abbattuta della metà, cervello. 10.8. Va bene. Messaggio di Daniele a se stesso e contemporaneamente messaggio alla moglie, che lui in eterico lascia alla moglie. Allora, stesso, immagino, la descrivo. A se stesso vuole appunto far arrivare questa immagine, no? Che è come se lui ha la potenzialità e la capacità di lavorare e interagire con le altre persone a un livello più alto, quindi a livello di messaggi vibrazionali. Allora, la PS a Daniele, la PS vuole dire lavora sempre con le vibrazioni alte e questo farà sì che con le persone con cui lavori tu di solito, ok?
Sarà più facile per te trasmettere quello che vuoi trasmettere e loro si sentiranno molto più affini a te. Perché in questa maniera, a questo livello, con quelle vibrazioni lì, arriva la verità, arriva quello che deve arrivare e non ciò che viene filtrato invece dalla Matrix. Questo è quello che dice la moglie, a se stesso. A se stesso. E alla moglie? La tua vibrazione avvolgente mi aiuta ad essere dice completo, ad essere a vibrare in maniera consona col mio cuore. Messaggio ai membri, non tutti per forza, ma quelli che vorrà scegliere lui, del cinema. Allora, al figlio. Mi viene al figlio, alla nonna e all'amico. Figlio. Continua col tuo entusiasmo e la tua sincerità e la tua spontaneità. Questo ti farà sempre vibrare alto. Amico. Ora ho imparato come si sta a vibrare alto e oggi te lo posso mostrare. Poi altri messaggi? E Chiudi l'altro. gli fa vedere, c'è l'immagine della vibrazione e l'amico che la sente, però la sente più alta e quindi come se gli passasse sopra e l'amico così capisce che deve imparare ad alzare le vibrazioni. Lo ingolosisce, Daniele. Sì. Beh, oggi Daniele è passato avanti alla moglie, all'amico, ha preso la sua macchinetta da corsa ed è andato. Perché Sì. poi anche questo fa una sessione, ci si pulisce, ci si va avanti. Arriveranno le intuizioni, arriveranno. Scusa, prima dimmi l'altro messaggio a chi lo lascia? Alla nonna. La nonna. Lascia vivere anche l'anima, non solo la materia, non solo la Matrix, non solo il corpo e la mente, lascia vivere anche l'anima. Bene, Daniele ha delle capacità medianiche da adesso in poi da sviluppare. Cioè, la nuova vita di Daniele è libero, è pulito, Sì, ha una allora. fiamma accanto. Cosa vuole fare? Cosa vuole lasciarsi come messaggio? Quello più importante, quello che lui lascia a se stesso. Allora, continua ad arrivarmi questa immagine per Daniele per quanto riguarda quello che lui fa nella sua vita, ok? Con le persone con cui lavora proprio lo vedo come se da oggi in poi sarà libero e lo sentirà molto di più, che diventerà una sfera unica di vibrazioni con le persone con cui lavora. Okay. E quindi il messaggio arriverà molto facilmente e in maniera fluida e quindi sarà molto più un divertimento e una cosa molto spontanea per quanto riguarda il lavoro. Per quanto riguarda le capacità medianiche, quello che lui può fare per continuare nella sua evoluzione e consapevolezza è proprio il
Mi viene, non lo so, mi viene, continua a coltivare la tua passione per il cibo creato da te. Non ne ho la più pallida idea da dove arriva, ma perché lì tu riesci a mettere le vibrazioni ideali per far sì che il tuo corpo possa prendere tutto ciò che è necessario da quel cibo. Continua a allenati a mantenere le tue vibrazioni sempre alte, il più possibile, e tutte le volte che ti ricordi, e così tu potrai vivere in quelle vibrazioni lì. Va bene. Ultima battuta, come lo vedi? Lo vedo allora, sai, tipo con un cappello tipo da. Mi viene Marajà, potrebbe essere, ok? Che fluttua e con le sue mani così sopra, come se fosse un orto, un grosso orto che fa così, e da lì esce tutta l'energia viola. Vabbè, abbiamo finito.